reali, che esistono realmente. Ciao Duilio, ciao a tutti. E quindi adesso ci siamo finalmente ritrovati qua a Mediano. Che c'è? Che c'è? Io parlo solamente, non ho la modulazione dei volumi. Franco, stai buono, eh? Ok, devi parlare con i tecnici, non devi parlare con me. Ok? Va bene? Allora, Franco, stai buono. Stai buono, altrimenti stasera ti battezzo. Va bene, allora, stavamo dicendo, questo gruppo si è formato per lo spirito di stare insieme, di condividere un'appartenenza, di condividere le tradizioni di Neviano. È nato soprattutto perché è stato voluto dalla gente che vive fuori Neviano e che si sente sempre legata ai propri affetti, ai propri posti, alle proprie radici. C'è qualcuno che l'ha pensato, questo gruppo che è qua in mezzo a noi e che da tanto tempo sognava di realizzare questa serata. In realtà tutti gli appartenenti, o perlomeno la maggior parte degli appartenenti a questo gruppo che vivono fuori Neviano, sparsi per tutta l'Italia ed anche oltre l'Italia, si sono già incontrati, a dire il vero, nel mese di giugno si sono trovati a Solbiate de Olona in provincia di Varese e poi a luglio si sono trovati a Cervia. Che c'è? Problemi? No, tutto a posto. Quindi stavo dicendo, si sono già incontrati, si sono visti tra di loro, hanno condiviso delle giornate e quindi hanno deciso poi di ritrovarsi in estate a Neviano, perché a Neviano nel periodo della festa della Madonna, come si dice, ci raduniamo tutti qua nel nostro paese e quindi si è pensato di fare una serata per condividere appunto questa area, diciamo, di festa che c'è nel nostro paese in questo periodo. Bene, non mi voglio tanto dilungare con le chiacchiere, ma voglio subito chiamare qua sopra colei che è stata la mente che ha voluto questo gruppo, il motore pulsante che ha portato avanti tutto questo. Ed è con noi qui Samantha Costantini, che è una nevianese doc che vive però in Emilia Romagna. Eccola qua, Samantha, un applauso. Samantha, quello è il tuo microfono. E adesso Samantha vi saluterà. Buonasera a tutti, grazie. Non c'è niente altro, non ti preoccupare. Allora guarda, qui siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, eh? Ci siamo conosciuti su Facebook, in realtà quelli che siamo su Facebook, su 6 di Neviano 6, siamo un pochino molti di più, direi, no? Siamo circa 2500, la metà della popolazione di Neviano è su 6 di Neviano 6. Vogliamo fare un applauso a 6 di Neviano 6? Bene, allora, Samantha vuole già dare subito la coppa. Allora, diciamo un attimino questa coppa da dove proviene. Allora, il gruppo 6 di Neviano 6 ha partecipato alla marcia longa del 6 agosto che si è tenuta avanti ieri qua a Neviano, il primo memorial Marsilvio Vaglio, e quindi il gruppo più numeroso è stato il gruppo di 6 di Neviano 6 che si è aggiudicato questo trofeo, questa coppa. Quindi Samantha vuole consegnare questa coppa ad Antonio Pellegrino, perché non lo tengo io, perché giustamente io vado a Ravenna, questo rappresenta Neviano, e quindi ho pensato di consegnarlo ad Antonio Pellegrino per lasciarlo nel suo negozio. Non c'è? Vabbè, vieni, ritira il fratello, è sempre un Pellegrino. Antonio Pellegrino è il famoso Antonio Megafruit. Il cosiddetto Megafruit, su Facebook lo chiamiamo così. In realtà, così, Samantha rappresenta tutti voi e tutte le volte che prevede questo negozio, dai, vedrete. Samantha, la nostra coppa. Adesso li devo sfottere un pochino. Sì, sì, okay. Allora, su 6 di Neviano 6, che cosa si fa? 6 di Neviano 6 ha passeggiato sulla Sciamurale. 6 di Neviano 6 ha messo una fiata agli Spadurzi. 6 di Neviano 6 ha vippito già le conche.
Poi viene Samantha qua sopra e mi parla come una piadina romagnola. Samantha, ti devi sforzare, stasera devi parlare esclusivamente tu, però parlerai esclusivamente in dialetto. Quindi dinne qualche cosa in dialetto. Dai, incoraggiamola, Samantha non è molto abituata al palcoscenico. Dai, io vorrei solo dire com'è nato questo gruppo. Scusate se ho scritto degli appunti, però appunto l'emozione gioca brutti scherzi. Allora, diciamo che questo gruppo l'ho pensato così verso la metà di... Un saluto a letto! Verso la metà di gennaio, che era ancora fresca dal rientro delle vacanze natalizie, e pensavo appunto a cosa fare per sentire il meno possibile la mancanza della tanto amata Neviano. Avevo sentito parlare di gruppi simili e quindi mi è venuta in mente una persona, Massimo Lagna, meglio conosciuto come Lucky. Allora un giorno l'ho chiamato, ma lui mi dice che comunque è impegnato con la sua pagina Facebook Le Cazzate di Massimo Lucky e che quindi non poteva occuparsene direttamente. Però tuttavia è stato gentile perché si è interessato aiutandomi con i contatti, perché appunto io non conoscevo o comunque non ho tantissime amicizie di Neviano. E così dopo la telefonata ho creato subito il gruppo e da qui giorno dopo giorno mi sono resa conto che c'erano sempre più nevianesi desiderosi di unirsi e così in 8 mesi appunto siamo arrivati a 2561 iscritti. Ogni giorno pensavo a cosa chiedere a tutti voi per ricordare tradizioni, abitudini, modi di dire, poesie del nostro paese, ed insieme abbiamo dato vita a questo gruppo, a Sedi Neviano 7. Come anticipato Claudio Colazzo, a giugno Gabriele Gnoni ha dato via al primo raduno di nevianesi a Solbiate. È stato bellissimo, è stato veramente emozionante. Io ho conosciuto tantissima gente e ho rivisto anche tante persone che non vedevo da diversi anni. E invece il 12 luglio ha pensato bene Michele Pellegrino di proporne un secondo, però a Cervia questa volta. Ed è stato un modo per, appunto, come dicevo, per incontrare nuovi amici e ritrovare vecchie conoscenze. E così siamo arrivati ad oggi, al primo evento di Sedi Neviano 6, tanto atteso da tutti noi. In questi giorni ci siamo ritrovati in tanti, bellissima l'aria di festa che si respira tra le vie del nostro paese. Ora stiamo già pensando ai prossimi eventi da realizzare, che comunque vi comunicheremo. Va bene così. Vi comunicheremo appena concretizziamo il tutto. Chiunque avesse nuove idee per migliorare il gruppo o comunque consigli, idee, quello che meglio credete, ci potete contattare privatamente su Facebook. Così voglio ringraziare innanzitutto Cosimo Napoli, che è la colonna portante del gruppo, persona per me veramente di gran rispetto, a cui devo veramente molto. E devo molto specialmente alla realizzazione di questa mostra, perché come tutti voi sapete ha pubblicato oltre 3.000 foto nel gruppo e ci ha fatto vivere veramente grandi emozioni. Ringrazio anche Matteo Pasca e la new entry di Giulio Luciano, che con le sue vignette umoristiche ha portato novità e divertimento nel gruppo. È stato veramente un importante collaboratore che si è occupato e che si sta occupando questa sera della parte tecnica, tra cui il collegamento in streaming, che per noi è importante perché comunque anche le persone che non sono qui con noi stasera però riescono a vivere con noi delle emozioni. Grazie Luciano. E poi voglio ringraziare anche questi ragazzi che si sono prestati questa sera
con la musica e la parte appunto della musicale, insomma. E poi vabbè, volevo ringraziare in particolar modo Danilo, detto il tipografo, perché gli ho fatto una testa tanta, queste magliette, le piastrelle, quello che è, però è riuscito a realizzare quello che volevo. Poi volevo ringraziare Gianluca Febbraio e, come dicevo prima, Antonio Pellegrino, perché veramente hanno dato una grandissima mano per realizzare tutto questo, e grazie a tutte le persone che stasera hanno collaborato. Poi volevo ringraziare veramente tanto l'amministrazione comunale, di conseguenza il sindaco e l'assessore alla cultura, per la disponibilità e la fiducia. Grazie di cuore. E poi volevo ringraziare tutti i membri del gruppo, perché senza di voi il gruppo non avrebbe avuto vita. Bene. Volevo solo dire una cosa, erano veramente diversi anni che non vedevo la festa della Madonna, e grazie a Tommaso Cafaro e tutto il suo comitato, che anche quest'anno ha realizzato con sacrificio e duro lavoro la festa della Madonna, che è stata bellissima. Buon proseguimento di serata, grazie a tutti, buonasera. Grazie Samantha, accomodati, o se vuoi rimanere puoi rimanere qua, come ti pare. Bene, allora io, prima di darvi un attimino la scaletta di quello che sarà il prosieguo della serata, vi volevo un attimino ricordare che sono stati allestiti tutti questi cartelloni di foto, diciamo, antiche, che ripercorrono quello che è stato la vita del nostro paese. Quindi guardando questi cartelloni troverete delle foto molto vecchie, molto antiche, ci saranno delle persone sicuramente ritratte su questi cartelloni che non ci sono più, purtroppo, ahimè, in mezzo a noi, e quindi è anche molto bello per voi scorrere questi cartelloni. Quindi detto questo, durante la serata ci saranno recitazioni di alcune poesie in vernacolo, poi ci saranno degli spazi dedicati alla musica. A tal proposito vorrei invitare coloro che devono esibirsi con delle canzoni di portare già il loro CD, non so se loro già l'hanno fatto, quindi di portare il loro CD qua sopra al tavolo della regia, in modo tale poi al momento opportuno che loro devono esibirsi abbiamo già la disponibilità della base musicale. Per cui chi deve cantare, per cortesia venga a dare il CD ai ragazzi, ai tecnici nostri del suono qua. Ok, quindi poi ho detto spazio poesia, quindi ci saranno alcuni poeti locali, rigorosamente locali, che reciteranno le loro poesie in vernacolo, e poi ci sarà la proiezione di un filmato che è stato realizzato dalla RAI qui a Neviano nel 1982. Quindi anche questo filmato sarà veramente la chicca, c'è una bella cosa da vedere, per cui rimanete stasera con noi fino alla fine della serata, perché ci sta da divertirsi veramente. Vi divertirete e sicuramente vi emozionerete. Bene, detto questo, credo che posso tranquillamente passare a presentarvi il primo dei nostri poeti in vernacolo, e quindi io chiamerei qui sul palco Michele Pellegrino. Eccolo qua, naturalmente dobbiamo accoglierli con un applauso, sono dei personaggi che non sono abituati a calcare i palchi, per cui accogliamoli calorosamente. Eccolo qua, Michele, lì c'è il tuo microfono, ci presenterà la musica è un po' nel cervello ormai, ci presenterà due sue poesie, la prima delle quali si intitola Allo paese mia natiu, e la seconda Sinti Tegnanu ci. Michele Pellegrino. Allo paese mia natio, caro gnano mia, tempena son nato ed esso stato innamorato, e chi è per questo canottaggio mai lassato, solo per necessità. Sono stato allo militare e alla Svizzera per faticare,
perdonami per questo, non devo dire fare a meno. Mi chiangia lo cuore quando partia di mattina e te lasciava steso su sta collina, ma quando tornava ti trovava con le razze aperte che mi spattai e tutte le amarezze della lontananza mi riscordai. Mimo sempre rispettati, io con lo cappiello e te con lo castiello. Caro mio, povero me, ci posso fare, prima o poi da giù lassare, ma dai ci pau pau, sempre da giù ricordare e in giallo cuore da giù portare. Sinti teniano C. La Samantha l'han cucchiati, lu Giovanni, lu Fernando, lu Micheli, lu Ronzino. Noi pensiamo agli complimenti, ma noi pensiamo agli commenti, ma Ida non abbiamo fatti manco i complimenti. Tutto ne dicimo, tutto ne musciamo. Calzoni e panzarotti, burbette e macarroni, che facene con sentortiglie ne puruli scorzoni. De Firenze alla Germania, della Svizzera a Milano, sia che stiamo tutti a Niano. Ognuno dice la sua senza invidia né malizia, perché si sente l'amicizia. Quando è ora, tutti a qua e nimucchiare, sia che imo passeggiare, invece imo confidare che in ciallo cuore solo un pensiero noi portiamo, che pure quando a Niano imo tornare e la Madonna imo festeggiare. Bravo, bravo Michele, grazie. Bellissime e toccanti queste poesie in vernacolo. Bene, adesso però prima di andare avanti con il programma della serata vorrei un attimo invitare sul palco qua anche Mimino Napoli, che è uno dei principali promotori di questa serata, per un saluto e un commento sul nostro programma. Prego Mimino. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, noi in Facebook abbiamo avuto la fortuna di avere Samantha Costantini, che ha balenato questa idea di fare il gruppo di Neviano 6. Quello che ha portato di contributo questo gruppo è quello di riunire, di far sentire una fratellanza tra i nevianesi in unisuale. C'è una fratellanza che forse non c'è mai stata così forte, così radicata. È uno dei motivi per i quali in sede Neviano 6 evitiamo di fare commenti politici, evitiamo di fare politica, evitiamo di fare qualsiasi riferimento a situazioni amministrative o meno che possono in qualche modo turbare tutti, ragazzi, tutti gli iscritti, tutti gli amici. Proprio per tenere tutti uniti, per mantenerci in una specie di camera virtuale ma nello stesso tempo bellissima, che è quella di poterci confrontare, sentirci sempre ogni giorno sulle varie tematiche, sulle varie situazioni che riguardano il nostro paese, che riguardano però la vita sociale del paese esclusa la politica. Dunque, le fotografie che noi oggi abbiamo messo in esposizione non sono tutte quelle che abbiamo, è una parte. Se la serata è gradita, se è stata gradita, se vi piace come vi abbiamo proposto le fotografie, la ripeteremo il prossimo anno con altre fotografie naturalmente. Quelle di questa sera saranno conservate probabilmente o da noi o dall'Ecomuseo, ma vediamo un pochino chi in qualche modo potrà utilizzarle successivamente. Adesso una cosa prevenirebbe a me fare a nome di tutto il gruppo è quello di omaggiare e di riconoscere sostanzialmente alla Samantha il suo impegno a fare questa cosa con l'aiuto di persone che stanno fuori di Neviano e che questa sera non sono potute venire,
abbiamo realizzato un pensiero che adesso ti consegnerò. Eccolo qua, bella targa. Sì, è una bella targa, è stata realizzata da Gabriele Gnoni, la parte in metallo, rappresenta la chiesa vista dal basso. E poi c'è una frase che abbiamo inserito e dice: sei di Neviano Se, a te cara Samantha, in segno di ringraziamento e riconoscenza per aver messo a disposizione dei nevianesi nel mondo. Ragazzi, un applauso, dai, l'emozione prevale, è giusto che sia così. Mimino, dai, su, va bene così, dai Mimino, è giusto, solo chi non ha cuore non può piangere. Dicevo, una piazza virtuale che magicamente ci riunisce e ci fa amare Neviano sempre di più. Il gruppo Facebook Se di Neviano Se ti augura di avere una lunga vita piena di fortune e di soddisfazioni. Bravo, bravo. Bravi, bravo. Ok, ok. Forte applauso, dai. Momento di emozione, dai, va bene. Ok? Scusatemi, Va bene, Mimino, va bene così, dai. Allora, possiamo andare avanti con il nostro programma. A dir vero, ci sono stati un pochino di imprevisti e quindi dobbiamo un attimino anche improvvisare, per cui cercheremo un attimino di fare una scaletta così, come dire, improvvisata, sì, giusto, questo è il giusto termine. Allora, diamo spazio al primo cantautore che si esibirà qua sopra. Si tratta di un ragazzo di Neviano, si chiama Stefano Pellegrino, però in arte si chiama Steve, ha già consegnato le sue basi ai ragazzi della regia. Stefano, ti prego di venire sul palco. Ti posso chiamare Stefano o ti devo chiamare Steve? Come voglio, va bene. Ecco qua il nostro Stefano, accogliamolo con un applauso, ragazzi. Adesso lancia il tuo microfono, dobbiamo dare un altro microfono, ragazzi? Va bene quello? Ah, c'è il tuo, va bene così. E va bene, allora Stefano, nel frattempo che loro disistemano la parte audio, tu ci dici un attimino che cosa ci presenti, va bene? Ti cedo un attimo il mio. Grazie. Presento le mie canzoni, quelle che ho scritto io e che sono contenute nel mio album Scarabocchi. Ora vediamo, casomai poi magari facciamo un paio di canzoni adesso. Poi nel prosieguo della serata, senza magari dare tutto in una volta, come dire, e così ci alterniamo un attimino gli spazi che abbiamo a disposizione. Per cui adesso magari tu dirai ai ragazzi, le basi sono, diciamo, le fai così come sono nella sequenza, come le hai date a loro. Va bene, quindi ci presenti le due prime canzoni. Ok, le prime due sono Sara ed Emozionati, Emozionami. Quindi Sara ed Emozionati, Emozionami, per voi Steve, Stefano Pellegrino. Vediamo se i ragazzi sono pronti. Stefano, hanno bisogno un attimino forse del tuo ausilio. E tu cosa ci canti? Vieni qua. Vai, di là, di là. Vai, un applauso, un applauso alla mascotte della serata. Questo è il cane amico di tutti i ragazzi di Neviano. A dire la verità, è un cane pure un po' malandrino, perché quando sta con i ragazzi, se tu gli passi vicino con la bicicletta, subito te mozzaca, non si capisce perché. Quando sta da solo invece, passi e lui si nasconde. Allora, si fa forza con i ragazzi, va bene, non è un problema, basta che non le mozzaca. Allora, ci siamo Stefano, ho guadagnato un attimino un po' di tempo, prova il tuo microfono. Prova, sa. Ok. Ci siamo? Stefano Pellegrino. Grazie. Attimino, piccolo contrattempo. A posto. Ci siamo? La base di Steve?
so dove sei, ma vorrei che tu fossi qui con me. Mi rendo conto che ora vivo di te, solo di te. Per me sei una boccata d'aria fresca in una fosa giornata. Com'è bello il mondo da quando ci sei tu. Hai dato un senso alla mia vita. Ti prego no, non cambiare mai, non cambiare mai. E conta insieme a me le stelle che cadono in cielo, le stelle che cadono in cielo. Mia cara Sara, peccato che tu ora non sei qui con me. E fermo lì, guardo laggiù il tramonto, in quel sole vedo, vedo solo te, sempre te. Vedo la bellezza in quel volto che mi fa sognare, mi ha aperto il cuore. Com'è bello il mondo da quando ci sei tu. Hai dato un senso alla mia vita. Ti prego no, non cambiare mai, non cambiare mai. E conta insieme a me le stelle che cadono in cielo, le stelle che cadono in cielo, le stelle che cadono in cielo, le stelle che cadono in cielo. Facciamo un applauso a Steve, a Stefano Pellegrino. Ieri sera si parlava di eccellenze del nostro paese. Bene, io direi che questo ragazzo è una delle eccellenze del nostro paese. Questa era una sua canzone. Lui è un cantautore, va bene? Quindi la canzone era sua, non era scimmiottata. È una sua canzone eseguita magistralmente. È veramente molto bella, auguri. Staccarti da me, restiamo insieme ancora un po', prima che la vita ci divida ancora. Rimani tra le braccia mie con le tue lacrime. Non staccarti da me, anche se so che me ne andrò, e resto tra le braccia tue, lo so, e lascia che il tuo respiro pianga su di me, lascia che le tue lacrime
dando oggi continua a regalarmi brividi così intensi, semplicemente amandomi. Nasceranno nuove canzoni da queste magiche emozioni. Che se so che me ne andrò e resto tra le braccia tue, lo so, e lascia che il tuo respiro pianga su di me, lascia che le tue lacrime la mia maglietta. Continua a regalarmi brividi così intensi, semplicemente emozionandoti. Continua a regalarmi brividi così intensi, semplicemente grazie, grazie. Bene Steve, per grazie. Il momento ti salutiamo, ci diamo appuntamento tra qualche minuto, risalirai sul palco. A dopo. Ok, salutiamo Steve quindi con un applauso, grazie. Ok, allora, prima di andare avanti con il nostro programma, io ho intravisto l'avvocato Omega, l'assessore alla cultura, quindi io lo inviterei qui sul palco. Per un saluto, se ci può raggiungere un attimino. Intanto si deve preparare per un altro spazio di poesia l'amico Pippi Pasanisi. Quindi Pippi, teniamoci pronti. Ecco qua l'avvocato Omega. C'è anche il sindaco. Eccolo qua. Se c'è il sindaco può cortesemente... Ah, ci saluta il sindaco. Quindi grazie, grazie della presenza, grazie della vostra collaborazione. Dice il microfono. Buonasera, anche questa sera, come ieri, buonasera a tutti, una serata organizzata esclusivamente da, tra virgolette, volontari, da Nevianesi. È bello sentire Samantha, che è la promotrice del gruppo Sei di Neviano Se, parlare in romagnolo, questa è una cosa bella. Comunque, insomma, diciamo, va bene tutto. Ottimo lavoro fatto da Luciano Di Giulio, da Mimino Napoli, che abbiamo già ascoltato, dal presentatore, grazie al sindaco che ha supervisionato tutta l'organizzazione di questa sera. Grazie all'Ecomuseo che ha affiancato i lavori, ma grazie soprattutto al pubblico di Neviano che anche questa sera numeroso ha risposto. Grazie e buonasera. Grazie all'avvocato Omega e quindi possiamo e dobbiamo andare avanti con il nostro programma. Inviterei quindi qui sul palco l'amico Pippi Pasanisi, che è un altro dei nostri poeti locali, rigorosamente poeta in vernacolo. Guadagna la tua postazione Pippi, lì c'è il tuo microfono,
Che cosa ci farai ascoltare questa sera? Non togliamo adesso, mai la voce? Sì, vabbè. Ma siamo abituati con i microfoni noi, Claudio. Ieri sera eravamo in veste di Modugno. A proposito, ma ieri sera vi siete divertiti? C'eravate voi? Ma io non vi ho visti, eh? Sicuro che c'eravate, sì? Va bene. Allora, praticamente questa sera sono due poesie, che una parla un po' della di quello che c'era una volta a Neviano, com'era. Era, diciamo, è un po' di Amarcord, come di Fellini, le cose che c'erano, le cose che non esistono più, e come per esempio, no, quando ho composto questa poesia, non c'erano più le barchette illuminate, i balloni come si usava una volta tanti anni fa quando io ero bambino, però adesso con l'intervento dell'Ecomuseo di Macugno è ritornato di moda. Ho visto che già da qualche anno ci sono queste belle cose che fanno, e quindi, anche se le cito qui, quando ho scritto questa poesia non c'erano. Allora, ricordando Niano, ci te ricorda qui come si stato Niano, paese mia de serinate, se cantavane allo bene amato agnangolo de via e de contrade, canzoni più sincere campagnole, cassine de beucchie paesane, senza chitarre e senza le mandole, facine e s'innamura la Vagnone. Quant'anni sono passati de sta vita, io Vagnone me infaccia cossento, della fanescia a sera all'aria cita, li canti de da ronda ad un momento. Le vie manco erano asfaltate, in già casa ancora qualche lucerna, te luci puro scarce illuminate, però la gente ghiera più fraterna. D'estate la sera con piglia frisco, la gente innanti in casa se sattava, e poi con lo grammofano e lo disco, qualche coppia sulla via ballava. Questa era la vita de una fiata, con picca pane e puro picca pene, la famiglia passava la giornata e la gente se ulia muto più bene. Arrivava poi la festa dell'agosto, c'è ancora oggi tante deuzioni, parava nelle vie a ogni posto de cartavellina, barchi e palloni. Così la fede pura se vidia de guida gente forse più retrata, così te penso io con nostalgia Niano, paese mia de guida fiata. Bravo Pippi, come vedete abbiamo validissimi poeti nel nostro paese. Andiamo avanti Pippi, troviamo un'altra canzone, la scegliamo dal suo libro delle poesie, sì, perché giustamente lui ha anche pubblicato un libro. Allora, questa è 5 d'agosto, naturalmente siamo in tema e siamo proprio nel, come dire, nell'atmosfera del momento. 5 d'agosto, aria de festa, in ogni casa c'è l'armonia, mentre i fuochi de mezzadia spara nell'aria, ui, ci batteria. Festa più bella, de mano di tempi, quando Caruso insurta nella zita, mienzo la chiazza felice e contenti, mentre la banda suonava la ita. Su sulla banca, scede fumanti, piatti de pasta, miero e purpette. Fuori lo sole sta spacca le pietre, te va a tembrilli e non sai chi ci chiede. Questa giornata tutta la gente sente l'amore e chiede contente. Bravo Pippi, grazie, la sua seconda poesia. Grazie Pippi, le tue poesie sono sempre emozionanti. Ciao Pippi. Va bene, va bene, va bene, non anticipiamo nulla. E adesso siamo arrivati ad un punto. Vi ricordate quando Raffaella Carrà faceva le carrambate, no? Carramba, che non era Raffaella Carrà che faceva le carrambate? E stasera faremo una carrambata qua. Naturalmente
chi riceverà la carrambata, la destinataria, il destinatario, non sa nulla. Però io vado a chiamare subito qua sul palco l'autrice della carrambata, Filomena Tarantini. Prego, un applauso, dai! Le persone che salgono sul palco si devono sempre accogliere con un caloroso e fragoroso applauso. C'è anche la valletta, Samantha, la nostra Samantha. Allora, c'è il microfono. Ragazzi, microfono. E lasciamolo, casomai lasciamolo sempre acceso, tanto gratis. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, Filomena, che cosa succede? Eh beh, che cosa succede? Era, diciamo, un'occasione da cogliere che credo che mi si possa presentare in un altro momento della mia vita. Allora approfitto di questa serata per dire giusto due o tre pensieri. Allora, innanzitutto buonasera Neviano. Allora, voglio ringraziare Samantha Costantini e il gruppo 6 di Neviano 6 per questa serata, senza voler rubare naturalmente del tempo prezioso, questo evento che sicuramente rimarrà nella storia di Neviano. Vengo subito al dunque. Colgo l'occasione, credo unica, di dare un grande bentornati a Nianu, a mia sorella Antonietta e mio cognato Franco. Che vengono, da dove vengono? Che dopo 33 anni di emigrazione in Svizzera, con sacrifici, gioie e dolori, realizzano il sogno di rientrare nella loro terra. Da quelle parti. Un grazie per tutti gli anni che abbiamo condiviso insieme in una terra straniera e che ora purtroppo ci separano di nuovo. Ma noi continueremo con il nostro motto, uno per tutti e tutti per uno. Un altro pensiero a mio figlio Christian, che pur avendo vissuto i suoi 24 anni in Svizzera, ha deciso di stabilirsi in questo bellissimo paese e che malgrado lui non conosca bene intraprenderà un nuovo percorso di vita. Senza volervi rattristare per ciò che dirò, io purtroppo tra una settimana lascerò la metà del mio cuore a Neviano. E non sarà facile, ma la vita ci insegna a rialzarci quando si cade e riprovarci sempre. Pur avendo vissuto gran parte della mia vita lontana dal mio paese, Nianu, ho continuato la mia cultura salentina e orgogliosa di esserlo. Quindi conserverò con gioia e preziosamente il ricordo di quest'estate 2014 che mi faranno un po' da corazza nei momenti che sicuramente la malinconia prenderà il sopravvento. Adesso cito una frase salentina che dice: «Cunut scerri mai delle radici che tieni». E vivi corupiglia dei paesi lontani. Ma non per molto, vi assicuro, presto farò ritorno anch'io. Grazie. Grazie Filomena. Nianu, Nianu, cuore. Grazie Filomena, sta dicendo, quindi possiamo andare avanti con la nostra serata. Però, visto che stiamo parlando di Neviano e del nostro territorio, vorrei fare un attimino un po' di promozione del nostro territorio. Quindi vorrei ricordarvi che c'è in atto a Neviano una rassegna culturale denominata Open Day, quindi sono delle visite guidate gratuite che si fanno ogni sabato quindi, fino a tutto il mese di settembre, alle ore 20, quindi ci saranno degli accompagnatori, delle guide che vi porteranno, vi faranno visitare il nostro centro storico, il ritrovo è qui in piazza vicino alla fontana,
e quindi ci saranno appunto, ci sarà una guida turistica che è autorizzata, diciamo, tutto autorizzato dalla, è offerto dalla Regione Puglia, per cui ogni sabato chi ha questa volontà, chi ha il desiderio di visitare il centro storico del paese, può farlo radunandosi alle ore 20 fino, ripeto, alla fine di settembre qua in piazza vicino alla fontana. Ok? Andiamo avanti. Volevo sapere se sono pronti i Fat Cape Family. Sono qua? Ci siamo? Allora accogliamo con un applauso i Fat Cape Family, che sono un gruppo di ragazzi di Neviano che ci faranno ascoltare la loro musica. Eccoli qua. Rigorosamente teniamo. In ordine di apparizione Stefano Coroneo, Stefan. Stefano Coroneo, Stefan. Okay, Simone Buia, Busimanna. Luca Ventura, Dottor Taco. Valentina Gatto, Shelly G. Riccardo Lanzillotto, Ser Lanz. Ma sono belli questi nomi, belli colorati. Simone Mezzi, Middles. Ciao. Desiree Adesi. Che ci siamo. Va bene, allora, vi potete sistemare un attimino? Uno, due, prova. Con i microfoni. Sì, sì, qualche prova. Passami questo. Che okay, prova, prova, sta, sta, uno, due. Buonasera a tutti, eh. Buonasera. C'è, prova, prova. One, two, one, two. Un attimino che danno una regolatina ai loro volumi, ai loro microfoni. Cap, prova, prova. Cap Family, prova. Difficili. Ok, allora presento un secondo a tutti i ragazzi. Questa sera presentiamo diversi progetti. Allora, io, Taco e Lanzi abbiamo fatto uscire da poco un disco che si chiama Metaphysique e ve ne presenteremo alcune tracce. Poi c'è Stefan. Poi c'è Stefano che presenterà alcuni suoi lavori. Middles e Shelly G con un loro progetto in corso. Ok, spero vi piaccia. Partiamo. Prova, prova, vi do questo. Ok, ok. È tutto in diretta, voglio dire, qualche piccola sbavatura, no? Ci può stare, dai. Yeah. Questa assenza. Che più. Sono solo in inquietudine. Chiamala come vuoi, ma per me è la solitudine che pesa quanto un'incudine. Perché nella tua vita non includi me. Non voglio essere trattato da re, ma voglio essere trattato come io tratto te. In questa vita ci sono troppi perché sono troppe le risposte che iniziano con un se. Metti cash e fai la foto e così. Dammi cash che sparisco, vado via da qui. Vado per la mia strada. Tanto so che ogni scelta che farò sarà sbagliata. Sbaglio tutto e ci riprovo. Anche quando suono sopra i quattro quarti. Spacco tutto, ora senti un posto suono. Lascio l'impressione di essere migliore agli altri. Quando sei solo a confrontarti, stringi i denti e vai avanti. Spezza le catene dalle quali vuoi liberarti. Non c'è squadra senza tifo sugli spalti. Nessuna spalla su cui appoggiarti. Senza più cuore pronto ad amarti. Se tu ci stai fra, io sono pronto a spararti. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, check, check. Lasciami. Lasciami. Lasciami solo tre pensieri nella mente. Riaffiori tu, così com'eri. Occhi verdi, vestito corto e capelli neri. Ma poi quando io c'ho